Ora si registrerà la in conferenza. altri ambiti, così confuse, no? Perché un giorno ci viene detto, vi incoraggiamo ad osservare le competenze, e l'indomani ci viene detto però non mancheranno i 4 e 5, però poi comunque questi 4 e 5 verranno recuperati a settembre, ma non sappiamo ancora come e con quali modalità. E allora io credo che noi dobbiamo dirci quali, secondo noi, sono le linee che ognuno di noi nella propria realtà ha provato a mettere in campo e scambiarcele, farle nostre, e quali sono ancora un po' i punti che ci rimangono in sospesi, al di là delle linee che in qualche modo dovranno essere poi lanciate dal ministro e dal Ministero dell'Istruzione. Però ad oggi noi abbiamo già delle prassi in mano che abbiamo messo in atto, con punti di forza e punti di debolezza, dei dubbi, ma anche delle certezze che pian piano abbiamo acquisito perché ci viene dal feedback che riceviamo dai genitori, dai ragazzi, dalle famiglie. Ecco, questo è un po', il tutto. Soprattutto io metterei a fuoco, ma questo perché trovo essere un punto di partenza molto importante, la relazione e la negoziazione con la nostra utenza, che sono i ragazzi, ma sono anche, ecco, tutte le famiglie che hanno delle attese, le hanno sempre avute nei nostri confronti perché credono in noi, ci hanno fidato, diversi di noi, abbiamo i ragazzi già da 5 anni, sono quelli che faranno la maturità, alcune scuole verticalizzate li abbiamo qui addirittura da tantissimi anni, chi 12, chi 13 anni, mi riscriveva una ragazza proprio l'altro giorno. Sono cresciuta qui dalla scuola materna e ho una grande nostalgia di vivere l'ultimo periodo della mia carriera scolastica a scuola, e invece non mi è stato dato. Quindi credo che con questi sentimenti, che sono sentimenti reali, ecco, possiamo affrontare questo nostro scambio. Obiettivo è scambio, non delle chiacchiere tra amici che non sanno come passare un pomeriggio e stanno qua, ma tutti abbiamo sete di scambio, tutti abbiamo necessità, se siamo qui, ecco, di dire forse dobbiamo approfondire meglio questo campo, oppure io qui sono già vincente. Chiedo ai miei colleghi, consiglieri se vogliono integrare qualcosa, oppure diamo la parola liberamente. Possiamo procedere. Ecco, allora io vedo Diamo subito qua, la parola. bene, bene Andrea, vedo qua la professoressa Tarantino che si è unita al nostro gruppo e lei si è offerta volontaria nella task force del consiglio per dire aiutiamoci tra noi, aiutiamo le scuole, e la preside del Margherita di Bari, che salutiamo davvero per questa sua volontà di esserci e di aiutarci Buonasera. reciprocamente. Buonasera. Ecco, non so chi di voi voglia lanciare un po' da quale argomento iniziare, quale ci crea più problema e più ansia, oppure quale invece in quale argomento siamo più ferrati e sentiamo di dover dare un contributo agli altri. Nessuno ha da insegnare niente a nessuno, mi permetto di dirlo questo perché tutti siamo un po' alla ricerca, abbiamo le nostre competenze, abbiamo i nostri percorsi, abbiamo tanta esperienza per una situazione così inedita che penso che tutti stiamo, ecco, cercando le strade giuste. Per cui tranquillamente e liberamente. Cari Sor Paola, per chiedere la parola usiamo la chat sopra, di modo che vediamo se non ci Bene. vediamo. Sì. Io volevo prima di tutto, se posso intervenire, ringraziare Suor Paola e la FIDE per averci dato questa possibilità. Posso, Suor Paola, parlare? Certo, ci mancherebbe. Io sono Gianna Tarantino, sono dirigente scolastico in pensione. Dallo scorso anno, sono entrata a far parte dell'Istituto Margherita di Bari. Soltanto occupandomi lo scorso anno del coordinamento della scuola media e quest'anno anche della scuola primaria e della scuola dell'infanzia del nostro istituto, perché è un istituto comprensivo il nostro, o meglio, ha i tre segmenti di scuola, come vi ho detto. Io credo che questo nostro incontro sia molto importante in questo momento di disorientamento, perché anche noi siamo disorientati e non abbiamo delle direttive dal Ministero chiare.
sia molto importante confrontarci su quello che stiamo facendo. Ognuno di noi sta sperimentando un modo diverso di fare scuola, adesso un modo diverso di valutare, un modo diverso di affrontare probabilmente gli esami di Stato. E quindi stiamo mettendo in campo tutte le nostre competenze. Non è detto che facciamo bene, però io trovo di grande conforto il potermi voi. E un altro aspetto che mi interessa in modo particolare è quello veramente di fare rete fra di noi, perché siamo una realtà spesso non ben considerata. Invece abbiamo tanti ragazzi che affrontano il percorso formativo con noi e quindi diciamo che è importante che noi abbiamo questa possibilità di confrontarci. Le problematiche che stiamo affrontando in realtà sono tante, quelle adesso emergenti perché ci siamo adattati via via che il tempo, diciamo, di sospensione si è prolungato. Quella che per me adesso è la problematica emergente riguarda la valutazione, ma poi c'è anche un aspetto che adesso sta diventando chiaro ed è quello dei ragazzi che per motivi diversi si trovano in difficoltà, ma non parlo soltanto dei ragazzi che hanno una situazione, che hanno bisogni educativi speciali, sono anche ragazzi che in questo momento si stanno un po' perdendo, non stanno trovando la stessa motivazione o stanno avendo delle difficoltà che sono connesse a questo modo diverso di fare scuola. E quindi penso che in questo momento le tematiche più importanti da affrontare sono proprio quelle relative alla valutazione, al modo di intervenire su questi ragazzi in difficoltà e poi anche, diciamo, confrontarci sulle difficoltà che stiamo incontrando noi come dirigenti e come coordinatori. Se volete io posso dire quello che noi abbiamo fatto tranquillamente e come ci stiamo preparando agli scrutini online. Ok, penso che possiamo dare la parola per l'esperienza, visto che ha introdotto così bene la professoressa Tarantino, e poi magari diamo la parola a qualcun altro. Prego. Per quanto riguarda la valutazione, noi abbiamo fatto di recente, la scorsa settimana, un collegio, perché devo dire che è stato molto illuminante e utile il webinar che c'è stato del dottor Cristanini ovviamente perché oggi ci si interroga, no, come dobbiamo valutare questi ragazzi, no? In un primo momento noi abbiamo puntato su una valutazione formativa, esclusivamente formativa, perché ovviamente dovevamo calibrare l'intervento nuovo, il nuovo tipo di intervento. E quindi adesso invece abbiamo delineato un po', visto che ci avviamo verso la fase conclusiva dell'anno scolastico, abbiamo cercato di darci delle coordinate rispetto al come valutare. Peraltro vi devo dire che noi purtroppo non abbiamo il registro online. E questo ovviamente ci crea dei grossi problemi. La mancanza del registro elettronico ci ha messo già in difficoltà lo scorso anno e abbiamo creato un'alternativa artigianale che magari può essere utile a chi come noi non ha il registro elettronico. E quindi posso tranquillamente condividere questo, la modalità che noi abbiamo individuato in modo artigianale per fare che può essere, che oggi per fortuna è molto utile per la realizzazione degli scrutini a distanza, se saremo messi nelle condizioni, come credo, di dover affrontare gli scrutini a distanza. Abbiamo fatto un collegio dei docenti nel quale abbiamo delineato, grosso modo, abbiamo parlato di valutazione formativa, ma adesso abbiamo introdotto quella sommativa, che ovviamente deve tener conto dell'intero percorso da settembre a oggi, e quindi abbiamo elaborato delle schede alternative ai registri cartacei che noi avevamo, che ciascun docente compila durante
in cui si registrano le attività che vengono svolte, anche perché queste poi vanno documentate comunque, e parallelamente sì, una scheda di valutazione che tiene conto dei tre aspetti da valutare, e cioè dell'aspetto cognitivo, di quello delle abilità e poi delle competenze, perché per le classi conclusive sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado, noi ci troveremo a dover affrontare quella che è la compilazione, presumo che resti anche quest'anno, no? Della certificazione delle competenze. Quindi abbiamo fatto una pagina di registro in cui valutiamo la partecipazione dei ragazzi e anche diciamo alcune competenze trasversali. Ci siamo divisi le competenze della certificazione, nel senso che abbiamo individuato chi si deve occupare di cosa e quali sono le competenze che vanno valutate da tutti i docenti, e queste competenze le abbiamo inserite tipo spirito di iniziativa, le competenze sociali, e le abbiamo introdotte in questa pagina di registro per poter... In questo momento, oltretutto, diciamo che diventa molto semplice anche valutare le competenze dei ragazzi. E questo è quello che abbiamo fatto per quanto riguarda la valutazione. Abbiamo detto come valutare, cosa valutare e soprattutto di cosa tener conto. Ovviamente far riferimento a quella che è la conoscenza che noi abbiamo dei ragazzi, che è una conoscenza che deriva veramente da, soprattutto nelle classi terminali, da tanto tempo, ma dobbiamo tener conto nel valutare anche delle difficoltà che i ragazzi stanno incontrando in questa nuova metodologia a distanza, perché stanno emergendo delle difficoltà. Per alcuni ragazzi, alcuni diciamo che sono abbastanza demotivati, no? E quindi diciamo che stiamo cercando di individuare le strategie per intervenire su questi ragazzi. Abbiamo elaborato una scheda in cui mettiamo in evidenza quelli che sono i ragazzi in difficoltà. Raccogliamo queste informazioni e individuiamo anche le strategie poi nei consigli di classe per poter far fronte e poter stimolare questi ragazzi anche attraverso colloqui telefonici diciamo consigli di classe. Mi sono trovata anche a fare delle assemblee dei genitori con Zoom, proprio perché in una classe si era determinata una situazione di demotivazione. In una classe di una terza media si era determinata una situazione di demotivazione, per cui abbiamo attivato una serie di strategie proprio per entrare in diretto contatto con i genitori e con i ragazzi, e io ho incontrato sia i ragazzi e sia il gruppo delle famiglie in una videoconferenza con Zoom. Insomma, le difficoltà che stiamo incontrando sono parecchie. Per quanto riguarda gli esami di Stato, facciamo degli incontri con i ragazzi per la strutturazione dei percorsi, e questa settimana partono le simulazioni dei colloqui. Abbiamo individuato la piattaforma Prezi, che è una piattaforma che ci consente di fare delle mappe concettuali dinamiche, e utilizzando Prezi cercheremo di elaborare questi percorsi d'esame che potranno anche essere sostenuti a distanza, perché si parla di questo esame che probabilmente fatto a distanza sarà su un elaborato, verterà su un elaborato dei ragazzi, e quindi ci stiamo orientando in questo modo, cercando ecco di andare incontro a tutte le varie possibili soluzioni che ci verranno dal fatto che se si riaprirà la scuola entro il 18 maggio oppure no. Per quanto riguarda gli scrutini, noi abbiamo elaborato un file di Excel. Questo file viene depositato su Google Drive
dopodiché tutti possono accedere a questo file in modalità lettura e scrittura e dopodiché c'è un file di Word. Questo file di Word è collegato al file di Excel e mediante stampa unione genera le pagelle automaticamente. Questo è in sintesi il quadro generale del lavoro che noi stiamo facendo. Perfetto, noi ringraziamo tantissimo la professoressa Tarantino. Io credo che adesso raccogliamo gli interventi e credo che forse potremmo proprio darci queste risorse, non so, poi alla fine di tutto questo nostro scambio, decidere se mandare in FIDA e se trovare altri spazi per avere anche la possibilità di confrontare fisicamente quello che è il materiale che noi produciamo. Chi vuole prendere la parola? Grazie. Posso fare una domanda alla professoressa Tarantino? Prego. Certo. Allora, sono Cattaneo. Volevo chiedere alla preside di Taranto, se ho capito bene, o di Bari. Bari, chiedo scusa. Visto che all'interno della scuola ha più indirizzi, è tenuto presente il passaggio da un livello all'altro nel momento della valutazione? Forse non si è compresa bene la domanda, Piero. Non ho ben Allora, capito la domanda. ripeto, la professoressa prima ha fatto presente che ci sono vari livelli all'interno, mi pare primaria, secondaria e secondaria di Sì. secondo grado. Nel No, momento della... secondaria di secondo grado non c'è più, non c'è. Quindi gli esami C'è di la Stato sono primaria e la solo sul secondaria di primo grado. primo grado, gli esami di Sì. Stato? Ho capito. Sì. Allora, la mia domanda è questa. Esiste all'interno della scuola un curriculum verticale che tiene conto degli esiti nei passaggi dei vari livelli? Lo stiamo sviluppando il curriculum verticale. Quest'anno io ho preso tutti e tre gli ordini e stiamo sviluppando il curriculum verticale. Ok, quindi vuol dire che a livello di dipartimento, nell'ambito del curriculum verticale, sul piano della valutazione avevate definito anche dei pesi per quanto riguarda la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Mi chiedo, ad Sì. esempio, come avete fatto a coniugare la logica della valutazione formativa portata avanti dal dottor Cristanini con il recupero poi dei pesi e degli eventuali approcci docimologici già presenti nel primo quadrimestre, perché questo è uno dei punti chiave in questo momento. Eh sì, questo è un grosso problema in questo momento, in effetti, perché abbiamo comunque deciso di dare maggior peso a quello che è il lavoro svolto nel primo quadrimestre, perché ovviamente nel secondo quadrimestre sono intervenute tante difficoltà. Dobbiamo fare un lavoro di rielaborazione sia delle unità di apprendimento, ma anche dei criteri di valutazione, perché ovviamente i criteri di valutazione devono adeguarsi a quella che è questa nuova situazione. Grazie. Grazie. Io poi, se sarà il caso, presenterò magari la situazione, ma in una scuola secondaria di secondo grado. Però certamente questo passaggio dalla valutazione formativa al riprendere ancora i voti è certamente un punto chiave in questo momento, perché il voto lascia apparentemente più tranquillo, ma risulta molto più riduttivo rispetto a ciò che contiene eventualmente il voto. E quindi questo è uno dei punti chiave sul quale varrebbe la pena, visto che la valutazione è uno dei temi posti proprio all'inizio da Sor Paola. Piero, se vuole dirci qualcosa in più, visto che ha preso la parola, prego. Ma personalmente devo dire che all'interno io sono preside dei licei, in questo caso qua, quindi lavoro solo sui licei.
sono preside all'Istituto Sociale di Torino dei Padri Gesuiti. Noi abbiamo il curriculum d'istituto da alcuni anni e all'interno del curriculum d'istituto verticale abbiamo i dipartimenti che hanno definito le valutazioni di carattere docimologico in rapporto ai pesi dati alle conoscenze, all'abilità o alle competenze. Però nel momento in cui ci siamo trovati davanti alla situazione della didattica a distanza, è stato necessario prima di tutto decidere a livello di collegio dei docenti quale logica valutativa volevamo seguire, perché un collegio deve essere uniforme poi nel valutare. E allora abbiamo fatto una mappa con tre criteri fondamentali che abbiamo chiamato criterio A, criterio B, criterio C, descrivendo esattamente che cosa intendavamo con le tre lettere. Quindi noi nella seconda parte di quest'anno, per il momento, abbiamo valutato secondo questa nuova modalità. Ma adesso noi dobbiamo arrivare agli scrutini e agli esami dove ci chiedono che dobbiamo trasformare questo in voti. E allora diventa il problema di dire quali pesi diamo a quello che è avvenuto nel primo quadrimestre e quali pesi diamo rispetto a quello che noi stiamo facendo nel secondo quadrimestre. Cioè con una didattica a distanza, dove effettivamente abbiamo verificato delle competenze, delle disponibilità, ad esempio delle scoperte di elementi molto positivi da parte dei ragazzi, magari meno legati alle conoscenze, ma molto più legate a delle competenze particolarmente innovative. Allora vorremmo capire e chiederei a qualcuno che ha esperienze di questo genere di vedere come stanno maturando. E questo è il primo problema. Il secondo problema è stato quello di far cogliere ai ragazzi la nuova modalità di valutazione e alle famiglie, perché le famiglie si aspettavano i voti, ovviamente, e anche i ragazzi si aspettavano i voti. Quindi io come preside ho dovuto fare delle comunicazioni dirette alle famiglie, ma anche degli incontri, ho fatto gli incontri con i ragazzi rappresentanti di tutte le classi. Sono 16 classi. E ho fatto l'incontro con i rappresentanti dei genitori delle 16 classi per far capire a tutti cosa voleva dire una valutazione formativa rispetto ad una valutazione docimologica sulla quale loro erano abituati ad avere le valutazioni. Questo, a mio avviso, ritengo, e chiudo, ringrazio Sor Paola, ma chiudo qui, è un problema grosso perché anche il Ministero, rispetto alle linee guida per quanto riguarda gli esami, non è ancora stato così preciso e puntuale, per cui effettivamente siamo lì col punto di domanda. Però il problema a questo punto è come e con quale modalità trasformare le valutazioni formative su cui Cristanini ha puntato molto con il recupero dei voti. Qualcuno vuole prendere la parola o racconto brevissimamente su questo fronte la mia esperienza? Posso procedere. Aldo, sì, parla prima, tu avevi chiesto la parola. Sì, volevo dire, mi ritrovo insomma sui dubbi e sulle esperienze che sono state raccontate per quello che riguarda la scuola secondaria di primo grado. E, sul lavoro che riguarda appunto la preparazione della didattica e l'accompagnamento dei ragazzi, condivido la nostra esperienza e poi faccio anch'io qualche domanda o pongo dei dubbi che nascono dall'ascolto dei precedenti interventi. Allora, dicevo, sulla didattica noi abbiamo lavorato con una prima settimana proprio di sperimentazione e preparazione per poi di didattica a distanza ma non in streaming e poi direttamente lavorando in streaming come nell'esperienza di tutte le scuole. Abbiamo il registro elettronico, quindi l'andamento delle valutazioni, come tutto l'andamento della didattica sviluppata, è stato reso tracciabile, ma questa è un'esperienza comune che poi immagino tu, Suor Paola, spiegherai bene, è stata tracciata e condivisa quindi con le famiglie e con i ragazzi che seguono anche dal registro elettronico.
Per quello che riguarda la valutazione, noi abbiamo, dopo un primo momento in cui appunto abbiamo sospeso l'aspetto valutativo portando avanti le esperienze e le attività con i ragazzi, abbiamo ripreso la valutazione e abbiamo con un collegio docenti fatto online deliberato, condiviso e poi approvato. Un aggiornamento dei nostri criteri di valutazione, in cui abbiamo inserito ad alcuni elementi cognitivi l'aggiornamento degli aspetti formativi che sono stati rilanciati dall'ultimo decreto e poi dalla nota, famosa nota 388 del 17 marzo, quindi abbiamo depositato e ufficializzato il modo in cui i criteri di valutazione, sia quelli per singole discipline, sia quelli trasversali, sulle conoscenze e sulle competenze, sono aggiornati e ridisegnati. Con questo, in questo momento, oppure con tutte le, incertezze del caso, noi stiamo dando ai ragazzi e quindi alle famiglie un feedback anche valutativo. Chiaramente pure con tutte le, appunto, con i limiti che questo momento può avere. Poi volevo chiedere, ecco, un confronto anche su un'altra cosa. Sentivo la professoressa, la preside Tarantino, parlare del lavoro che stanno facendo con i ragazzi di terza media sugli elaborati e in particolare le tesine. Mi sembra che in questo momento, anche dai messaggi che la ministra ci ha dato, che pure non sono decreti, probabilmente la direzione per la scuola secondaria di primo grado è quella di un elaborato che debba essere oggetto di valutazione per lo scrutinio, e non più, per il colloquio orale. Cioè sembra che la tendenza prevalente, anche se non del tutto sicura, sia verso una conclusione della terza media senza la prova d'esame. Ecco, non so quale sia il parere dei presenti su come anche attrezzarsi per entrambe le possibilità, perché probabilmente una conferma ufficiale di questo ce la daranno solo il 18 maggio. Grazie. Ecco, grazie Aldo. Credo che stiano emergendo comunque delle questioni importanti da tutte le osservazioni che sono state fatte dalle esperienze. L'ultima è proprio come sarà effettivamente lo svolgimento della prova d'esame, ma la penultima è non meno rilevante, mi sembra proprio questa del passaggio delle valutazioni da competenze a voti e viceversa, no? Ecco, dicevo, racconto solo la mia brevissima esperienza, non perché sia vincente, ma perché la riflessione grande che mi permetto qui di fare è che una scuola come la nostra, la scuola italiana, ma la scuola anche paritaria, che ha sempre lavorato con qualità e serietà, si è sempre adeguata, cer ha cercato a partire dagli INVALSI, noi siamo quelli che rispondiamo in genere alle prove INVALSI, mentre ecco, tante altre scuole sottovalutano questo tipo di prova, per cui ci siamo subito allineati e attivati per dire alle famiglie attendono e rispondiamo. E parlo in generale chiaramente di tutti noi, di tutte quelle che sono a seconda dei contesti e dei territori le nostre risposte. La mia riflessione è che mentre una scuola, le nostre scuole si sono attivate per sposare un'innovazione, chi di noi magari era più avanti, chi invece aveva ancora del cammino da fare. A riguardo, appunto, c'è addirittura chi non aveva ancora il registro elettronico o chi si è dovuto inventare delle cose in tempi rapidissimi. Il governo, però, a mio avviso, il ministero è deficitario in questo e continua a negoziare e a dire ai collegi docenti vi lasciamo carta bianca per i criteri valutativi e poi, poiché è incapace probabilmente di appropriarsi di altri schemi, e quindi di alcuni passaggi che giustamente noi stavamo cercando di fare, è tornato al discorso voti. Probabilmente ho intuito forse che questo sarebbe accaduto e quindi diciamo che preferito lanciare una formula mista, nel senso che data la prima settimana in cui i ragazzi non erano abituati a tutto,
a tutto ciò, io ho detto ai docenti, ho dichiarato, chiaramente ho sempre negoziato con le famiglie, con linee guida, con criteri stabiliti e verbalizzati, che avremmo valutato con voti le singole prove. Chiaramente erano prove parcellizzate, formative, non era una prova sommativa, ma valutando effettivamente il cammino fatto. Quindi il nostro contenitore partiva dal primo quadrimestre, ma ahimè, tutti quelli che erano insufficienti al primo quadrimestre non avrebbero avuto poi possibilità più di riscatto se piccole parcellizzazioni di prove con i voti qualora non fossero stati dati. Chiaramente il discorso competenze che dovrebbe accompagnare tutta la nostra prassi e quindi una griglia di osservazione, io in genere dico sempre, ma questo lo credo fermamente, non imbrigliamoci in griglie 0,1 piuttosto che 0,5 che poi non ci danno un respiro e una possibilità di uscire da alcuni schemi, ma teniamo ben presenti le voci che noi dobbiamo osservare e valutare. Quali sono le competenze che i nostri ragazzi devono acquisire? Negoziamole con loro perché nasca in loro la consapevolezza e poi certo noi siamo costretti a tornare al discorso numerico perché nel mondo anglosassone usano ABC, eccetera, eccetera, noi usiamo 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la formula che abbiamo usato è quella di rinegoziare sempre schede di osservazione, sia disciplinari che comportamentali, perché poi noi facciamo un riassunto di tutto ciò, rendere consapevoli i ragazzi. La mia grande questione, e ultimamente io ricevo anche delle telefonate positive dai genitori, però anche di osservazione giusta, giusta, che mi mettono un po' in crisi, e qui la lancio anche come altro nodo problematico, è il fatto che noi, non essendo abituati a questo tipo di didattica costante, ci siamo riappropriati di uno strumento, ma le nostre lezioni sono ancora lezioni tradizionali. Per cui la valutazione che nasce è una valutazione che nasce spesso da una didattica frontale tradizionale, dove noi rischiamo comunque di perderci quelle che sono è la motivazione dei ragazzi, è l'attenzione, ma forse anche lo sviluppo delle competenze vere e proprie. Perché magari per una serie di motivi, chi non può accendere la telecamera, chi non riesce perché ha poco wifi, eccetera, eccetera, ma anche perché, dichiariamolo, almeno io lo dichiaro, per quanto ce la stiano mettendo tutta, tantissimo, io davvero dico una grande ammirazione per tutta la classe dei docenti italiani, però di fatto non eravamo pronti per affrontare una continuità di questo tipo. Ecco, questa è la mia breve esperienza. Do la parola. Sor Paola, non so se posso intervenire. Sì, allora dico come premessa che io sono fuori dalla trincea e non sapete quanto contento sia di esserlo, nel senso che sono pensionato da un paio d'anni. Ma ho il dovere, facendo parte del Consiglio Nazionale della FIDE, di tenermi aggiornato e di osservare quantomeno, per cui non posso portare una mia esperienza sul campo, ma desidero portare l'attenzione su alcuni accorgimenti, alcuni sono stati detti, ma che per conto mio sono essenziali e dobbiamo tenerli presenti. Primo, quanto facciamo? Parlo della valutazione che forse al momento è la cosa più delicata. Quanto facciamo deve essere concordato in collegio di docenti, cioè non possiamo permetterci che ogni insegnante faccia la sua strada, dia la sua valutazione con i criteri che lui ritiene. Deve essere la scuola che agisce, pur nella libertà poi ognuno ha la propria sensibilità, lo sappiamo, però la scuola deve darsi una modalità e deve darsi gli strumenti che sono condivisi da tutti quanti. Secondo, questa è forse l'occasione per, come tutte le fasi di sperimentazione, per sperimentare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, quantomeno delle idee che abbiamo. Allora, chi ha partecipato al webinar del dottor Cristanini, mi è piaciuto il fatto che lui abbia molto puntato sul fatto della
valutazione formativa, che dovrebbe essere un patrimonio delle nostre scuole, un patrimonio fondamentale, ma non solo in sede di emergenza, ma sempre noi dovremmo puntare a quello. Quindi benedetta questa emergenza se quantomeno ha portato l'attenzione su questo aspetto che per conto mio è fondamentale. La ministra ci dice dovete dare i voti e noi li diamo, noi obbediamo, non possiamo far diversamente, però il percorso per arrivare al voto può essere un percorso che noi ci diamo e io nel percorso metterei assolutamente la valutazione formativa anche sfruttando la novità che ci è stata data. Porto un esempio, come le nostre scuole vengono giudicate per come hanno affrontato questa emergenza, noi possiamo giudicare anche i nostri ragazzi, osservare i nostri ragazzi per come hanno affrontato questa emergenza e scoprire delle competenze che prima magari non avremmo mai pensato di valutare. Allora mi domando, se io fossi un insegnante, mi domanderei come vorrei che Pierino partecipasse alle lezioni a distanza e su quello io vado anche a dare una valutazione. È puntuale, non è puntuale, trova le scuse, non mi funzionava il computer, eccetera, eccetera, oppure anche di fronte a situazioni di difficoltà tecnica, poi in qualche modo riesce ad ovviare, si presenta in maniera decente o mi arriva tutto spettinato e con la tazza del caffè in mano o si presenta con la serietà dovuta a una istituzione, perché la scuola anche con le lezioni a distanza è un'istituzione. Ha un atteggiamento propositivo, partecipa alle lezioni, cioè chiede di intervenire o non chiede di intervenire. Io direi che potremmo farci anche una scheda di osservazione per questi aspetti, perché ci mettono in risalto il modo di affrontare un impegno, un modo nuovo di affrontare l'impegno. Terza attenzione, io direi la comunicazione alle famiglie è doverosa, cioè quando il collegio dei docenti si è dato una linea e si è dotato degli strumenti, noi dobbiamo comunicare alle famiglie e dobbiamo rendere anche i ragazzi consapevoli che quello è lo strumento e quella è la modalità. È un modo di creare comunità educante in senso molto propositivo. Un'ulteriore attenzione, la privacy, cioè ci troviamo in un campo minato, dobbiamo utilizzare degli strumenti e non siamo sempre certi che questi strumenti siano rispettosi della normativa sulla privacy. Allora la FIDA ha pubblicato nel proprio sito, ha pubblicato anche l'intervento di, mi pare che sia di marzo o di aprile, addirittura del garante per quanto riguarda la didattica a distanza. Stiamo attenti a come e a quando condividiamo degli strumenti di valutazione. Per esempio sentivo la preside Tarantino, diceva giustamente noi utilizziamo un file Excel condiviso, eccetera eccetera. Ecco, rivolgetevi a un tecnico informatico per sapere se la modalità che utilizzate è rispettosa della riservatezza dei dati, perché lì veramente è un campo insidiosissimo. Questo voglio dire. Quindi riassumendo, che ci sia una valutazione, una modalità collegiale, dopo ogni scuola può utilizzare quello che richiede. Diamo pure dei voti, ma privilegiamo l'aspetto formativo. Sfruttiamo la novità che abbiamo a disposizione, la comunicazione agli alunni, la comunicazione alle famiglie e la privacy. Questo mi pare siano delle attenzioni che noi dobbiamo avere. Noi ringraziamo Francis e a questo proposito mi permetto di, così come esperienza, di indicare il fatto che noi come scuola abbiamo stabilito già dal primo momento un regolamento per la didattica a distanza. L'abbiamo poi messo come scuola sul sito della FIDE e lo trovate lì, dove chiediamo ai ragazzi, ecco, effettivamente come vivere, come comportarsi. Visto che ci siamo, mi permetto anche di condividere quest'ultima scheda che abbiamo elaborato in collegio. È molto semplice, ma racconta un po' le voci che citava Francis, per cui la condivido. Disturbo solo un attimo nel riprendermi lo schermo. E condivido questa, spero che la vediate, sì, si vede bene, sì. Ok, ci sono le competenze disciplinari che teniamo presenti nella valutazione e gli indicatori comportamentali, che appunto sono quelli che citava prima Francis, per cui
ecco, i ragazzi sanno che noi valuteremo anche tutti questi aspetti, l'assiduità, il rispetto delle consegne, la partecipazione attiva, l'interesse, la cura approfondita, eccetera. Insomma, non le leggo tutte, ma le vedete qua. Ecco, questo foglio l'abbiamo presentato ai ragazzi e soprattutto l'abbiamo presentato alle famiglie. Ma se abbiamo del materiale da condividere, io direi che forse è il caso di mandarlo pure al sito della FIDA, in modo tale che lo troviamo poi disponibile per tutti. Tolgo lo schermo e ridò la parola a chi invece volesse dire qualcos'altro. Prego. Posso intervenire? Certamente. Posso intervenire? Grazie, vi ringrazio molto anche davvero per il confronto molto utile. Volevo ritornare un po' sul nodo proposto dal professor Cattaneo, perché anche noi siamo lì, insomma, siamo proprio in questo, ci troviamo in questa situazione. Beh, innanzitutto velocemente condivido, anche noi ci siamo mossi cercando di condividere con i docenti dalla primaria al liceo questa nuova logica valutativa. Quindi io sono partita proprio chiedendo agli insegnanti di provare a interrogarsi su quali evidenze, su quali indicatori avrebbero potuto evidenziare per raccogliere, li abbiamo chiamati proprio fin dall'inizio, dati utili anche a fini valutativi. Quindi siamo partiti dalla domanda che anche poc'anzi ho sentito, chiedendo agli insegnanti: ma io adesso che cosa posso guardare, che cosa posso osservare che può essermi utile dal punto di vista valutativo? E ne sono emerse, dal mio punto di vista, alcune osservazioni molto interessanti, che vanno sia nella logica della continuità, ovviamente dalla primaria al liceo, ma anche nella logica ovviamente della differenza e della distinzione, perché i gradi scolastici sono diversi. Abbiamo poi rilanciato dal punto di vista ovviamente collegiale e sui tre ordini di scuola, sempre con gli docenti però che hanno accompagnato questo percorso di riflessione e di anche revisione non solo della modalità valutativa, ma direi anche progettuale dell'azione didattica, abbiamo individuato in maniera molto semplice, anche un po' informale, poi invece siamo andati a formalizzare una serie di indicatori come quelli che abbiamo appena visto. Li abbiamo poi rivisti in continuità, condivisi con gli studenti e quindi al liceo, ovviamente anche con i rappresentanti degli studenti che erano molto preoccupati giustamente per la valutazione, e li abbiamo condivisi con i rappresentanti dei genitori attraverso loro, con tutti i genitori dei diversi ordini di scuola. Che cosa è scaturito? Secondo me, dal punto di vista della riflessione, una riflessione molto interessante sulla valutazione, perché finalmente, come prima si diceva, tutti stiamo parlando di valutazione formativa. Noi l'abbiamo definita così: valutazione diffusa e formativa. Ecco, mi piace sottolineare anche questo aspetto della valutazione diffusa, perché ce lo siamo sempre detti, però troppo spesso ancora la valutazione è l'atto finale del percorso. Quindi qui in realtà ci siamo detti: proviamo invece ad accompagnarlo proprio il percorso. Guardiamoli, questi bambini e questi ragazzi, e cerchiamo durante il loro percorso di chiederci che cosa noi possiamo rilevare, ma anche valorizzare, avvalorare, promuovere, e quindi anche una valutazione che fosse più quotidiana, cioè più diffusa nelle diverse attività. Tutte le attività possono essere osservabili, valutabili, inteso in questo modo. Quindi diffusa, formativa e che fosse anche valorizzante. Perché? Perché ci siamo detti: dobbiamo riuscire anche a vedere cose nuove e diverse, ma anche agire noi modalità nuove e diverse, con grande fatica. Non ritorno su tutte le difficoltà che sono già state dette. Certo, forse siamo in una situazione molto particolare da questo punto di vista, abbiamo anche delle condizioni favorevoli, non siamo molti e tutto sommato sono state pochissime le situazioni dove siamo dovuti intervenire per questioni organizzative o tecniche. Abbiamo lavorato molto anche con i genitori però, ed era un po' l'ultimo punto all'ordine del giorno oggi, sul tema dell'alleanza educativa e formativa, penso soprattutto per la primaria, ma anche, che so, il primo anno della secondaria di primo grado. È chiaro che noi dobbiamo anche concordare con i genitori e condividere e sentirli ancora più compartecipi
anche in questo nostro nuovo modo diverso di far scuola. Quindi, dopo aver definito un po' queste modalità, abbiamo deciso di ritornare, quando ci siamo sentiti anche pronti, avendo individuato che cosa avremmo voluto osservare, valutare e come, individuato e condiviso collegialmente, siamo ritornati quindi anche a valutare, spiegando ai ragazzi che comunque li stavamo osservando, che per noi era importante la loro presenza, la modalità di partecipazione, la puntualità nella restituzione dei compiti, la completezza, ma anche l'originalità, ma anche tutto quello che avrebbero potuto aggiungere in termini di approfondimento. C'è qualcuno che ha avuto anche più tempo e che ha riuscito a mettere in campo anche delle risorse, quindi ad esempio ci sono state anche delle buone situazioni in cui siamo riusciti anche davvero a valorizzare e anche a riconoscere anche qualche talento che magari a scuola non emergeva con evidenza. Quindi ci siamo proprio spostati anche in questo senso da una prospettiva che voleva essere assolutamente valorizzante. E a questo punto allora abbiamo detto bene, adesso allora cominciamo ad esplicitare la nostra valutazione. Il primo dato che mi hanno restituito gli insegnanti, e lo trovo molto interessante perché io ero pronta a suggerirlo, ma molto meglio se arrivano gli insegnanti un po' a individuarlo, è che era necessario accompagnare anche i voti, e questo anche al liceo, e a me ha fatto un piacere immenso, con un giudizio descrittivo, non sintetico. Quindi, bene, guarda, a me pare 6 perché ti ho visto partecipare, interessante questa domanda, credo però che ci sia la necessità di approfondire anche questo aspetto perché non lo sento così ben consolidato. Quindi, ritornando ai nostri criteri di valutazione e alle rubriche valutative che ponevano ovviamente già la descrizione coerente con il voto utilizzato, ma andando ad esplicitarlo in termini personalizzanti. Adesso però torno alla questione posta dal professor Cattaneo e chiedo davvero anche se ci fosse qualche indicazione, è come fare sintesi tra una prima parte dell'anno dove non si è, penso soprattutto al liceo, ma anche la secondaria di primo grado, e questa attenzione formativa non sempre ha accompagnato nell'utilizzo della prospettiva, in una prospettiva insomma più docimologica, non sempre ha accompagnato anche l'esplicitazione dei voti. Come far sintesi di questi voti e di questa parte che sicuramente è in grado anche di rilevare cose nuove, diverse, e sia dal punto di vista ovviamente delle risorse che abbiamo potuto vedere nei ragazzi, ma anche delle fragilità. Quindi è ovvio che si uscirà da una logica che è quella della media, perché sono anche modalità diverse, però io la chiamo, come dire, sintesi o cercare di coniugare. Credo che questa sintesi, io continuo a dirlo ai miei insegnanti, dico questi sono ragazzi che noi conosciamo. Quindi il primo tentativo è stato quello davvero anche di lasciarci un po' stupire e non andare a cercare anche nella didattica a distanza tutto quello che già sappiamo e che dovesse solo servirci a confermare i giudizi che già abbiamo. E quindi cercare anche un po' di lasciarci stupire. Però è ovvio che la conoscenza del ragazzo ci accompagna anche. Noi vorremmo trovare il modo di valorizzare questa modalità che è la consegna proprio del giudizio come sintesi di una valutazione che viene negoziato ma che richiede anche il feedback delle famiglie e dei ragazzi. Quindi vorremmo addirittura cercare di usare questa occasione potenziando il tema della valutazione. Quindi ci piacerebbe terminare ad esempio con un giudizio descrittivo che è accompagnato anche dai voti della prima parte dell'anno, dai voti di questa seconda parte, ma che termina per tutti con un giudizio descrittivo anche sulle singole discipline. Questa è la nostra ipotesi, ma anche l'idea che stiamo un po' maturando. Chiedo rispetto a questo un parere soprattutto al professor Cattaneo, a tutti i colleghi che per esperienza, però so che insomma sono tematiche che per il professor Cattaneo sono proprio le sue, quindi chiedo anche un parere relativamente al processo, se può essere un processo positivo. Grazie. Grazie. Piero, vuoi rispondere? Grazie. Accetto molto volentieri perché mi ritrovo perfettamente su quanto ha detto la preside di Brescia, di cui noi c'è Paola, ma non mi ricordo il cognome. Paola va benissimo, Amarelli comunque. Paola va bene, grazie. Scusa di questo.
Mi ritrovo perfettamente in questo tipo di discorso perché è quello che sento e sento molto, in maniera molto forte. Però ringrazio anche Francis per la sintesi che ha fatto prima, perché richiamando tutti quegli indicatori, in effetti ha messo in evidenza quelli che sono quegli elementi che vanno valorizzati. Ad esempio, adesso io ringrazio la preside che ha aggiunto due termini per me abbastanza nuovi, usati in questo modo, cioè la valutazione diffusa. Questa è molto importante perché vuol dire tengo conto del percorso che il ragazzo ha fatto, e l'altro quello del valorizzante. Quest'ultimo aspetto per noi è stato forse l'elemento che ci ha permesso di stipulare, diciamo così, una nuova modalità valutativa. Che poi, se Suor Paola vorrà, io manderò il documento che è a disposizione di tutti. Noi abbiamo, diciamo così, quando siamo partiti con la valutazione, con la didattica a distanza, immediatamente ci siamo accorti che non potevamo valorizzare l'attività se non con criteri completamente differenti, perché questi ragazzi ci sono apparsi completamente diversi, da una parte disorientati, dall'altra parte molto originali, capacità di creatività, eccetera. E allora abbiamo indicato tre livelli: un livello A, che abbiamo chiamato livello superiore, ma per noi questa è una cosa interna, un livello intermedio, un livello di base. Quindi c'era il livello A, livello B, livello C. Ma abbiamo descritto all'interno del livello ciò che noi volevamo effettivamente verificare e valutare. E qui abbiamo cercato di valorizzare il più possibile attraverso questi tre elementi. Il collegio dei docenti ha discusso molto, ma alla fine all'unanimità ha accettato questo criterio, e in pratica gli elaborati sono stati valutati con dei giudizi, non con dei voti per il momento. Quindi io sono al momento in cui, se il ministro conferma ancora il discorso degli scrutini con i voti e gli esami di Stato con i voti, io devo portare evidentemente il collegio a trovare una soluzione. Allora è quello di non tornare alle vecchie logiche docimologiche, ma tornare a dire facciamo, diciamo così, il livello A, in quale, diciamo così, gamma di voti possibili, senza ricorrere, come diceva Suor Paola Pirina, allo 0,1 o 0,5, però ad una gamma, diciamo così, di voti, condividendoli evidentemente con i ragazzi, facendo capire perché, e condividendoli con i genitori. Ecco, io ho lavorato molto con i ragazzi, con parecchi incontri con loro, ma anche con i genitori, rappresentanti che si sono fatti da tramite. Questo è un passaggio completamente nuovo nella scuola, per cui mi ritrovo perfettamente. Quindi io metterò a disposizione quanto è stato fatto, e ringrazio la preside, come ringrazio prima chi è intervenuto con le loro proposte, ma questo è un passaggio fondamentale, perché vuol dire proprio cambiare una logica completamente differente sul discorso della valutazione. È un punto di vista completamente diverso, dove lo spazio per i ragazzi e lo spazio per i genitori è molto più ampio di quello che c'è stato in precedenza, e questo aiuta molto a cambiare anche la logica di questo. Dirò poi qual è la gamma che io adesso ho un collegio dei docenti la prossima settimana, però domani, ad esempio, ho un gruppo di insegnanti che fa da staff con me. E utilizzerò quanto ho sentito e ascoltato in questo incontro, perché trovo delle idee molto valide e molto importanti che ci permettono di cambiare un modo di valutazione che ormai non regge più con una situazione di questo genere. Grazie quindi alla preside di Brescia e anche agli altri. Grazie, grazie Piero, professor Cattaneo, per questa chiarezza anche ed esplicitazione. E poi non so, questi documenti pensiamo di poterli mettere davvero sul sito della FIDAI come risorsa? Assolutamente Perché sì, forse questo assolutamente sì. è un bacino dove noi possiamo far convergere tutte queste nostre
produzioni e buone pratiche. Esiste sia la parte delle buone pratiche così come la parte delle risorse, ce ne possiamo poi servire in uno scambio. Mi permetto solamente di aggiungere che questo permetterà anche di utilizzare in maniera diversa il registro elettronico. Certo. Bene. Abbiamo ancora un po' di tempo, se vogliamo, se ancora pensiamo di poterci arricchire reciprocamente. Io trovo le considerazioni davvero molto, molto utili per tutti e cresciamo nella reciprocità. Qualche altra esperienza da raccontarci? Qualche dubbio, qualche perplessità, qualche esigenza? Intanto lancio una domanda. Pensate che un approfondimento con qualche specialista su questo ultimo passaggio e quindi come riappropriarci dei voti però senza tornare al culto del voto, ma proprio sono state dette delle cose bellissime prima, sia dalla preside riprese poi dal professor Cattaneo su questa valutazione diffusa, sulla valorizzazione, però allo stesso tempo questa scala, questa mi piace, questo ABC, che poi però devono trasformarsi in una gamma di voti, e forse in questo passaggio potremmo essere aiutati da qualcuno, oppure pensiamo che sia in più, non so, a voi la parola. Se posso, prego. Buongiorno. Allora, io sono Giorno Miriam Colombo del Collegio Sant'Antonio. Buongiorno. Spero mi sentiate. Allora, abbiamo avuto, diciamo, la grande fortuna nei tempi passati di avere un aggiornamento con il preside Cattaneo. Quindi diciamo che il curriculum verticale l'abbiamo masticato, rivisto, eccetera. In questa emergenza della didattica a distanza ci stiamo un po' avvalendo del contributo del professor Trinchero. Non so se qualcuno di voi ha modo di conoscerlo, dell'Università di Torino, e casomai vi posso mandare il link, perché allora innanzitutto lui ha scritto un piccolo contributo su 4 nodi della didattica a distanza, ma soprattutto ci ha mandato una comunicazione che va proprio nell'ordine di quanto stava dicendo Piero Cattaneo, ossia la trasformazione o comunque l'allineamento, se allineamento può essere detto, tra un giudizio e un voto, perché di fatto siamo chiamati poi a dichiarare un voto. Allora, se volete poi io mando appunto questo link, che tra l'altro noi come Collegio Sant'Antonio penseremmo di condividere con tutti i docenti. Abbiamo, secondo me, la situazione più adeguata è per una secondaria di primo grado e per il liceo. E poi, dopo aver visto appunto questa comunicazione di Trinchero, ho chiesto a lui mettere a disposizione un periodo di tempo, che potrebbe essere un'ora, due ore, poi valuteremo, per delle domande da parte dei nostri docenti. Proprio sullo scorto di quello che diceva lei, Suor Paola, a meno che abbiate altre competenze, ma io penso che Piero Cattaneo sicuramente sia bravissimo in questo campo, però ritengo che questa situazione del professor Trinchero, almeno per me di liceo, possa essere un'opportunità. Poi mi è sembrato, almeno per il poco che l'ho conosciuto online, una persona molto disponibile. Comunque metto poi, manderò le comunicazioni che lui ha fornito anche a noi come scuola. Grazie. Aveva chiesto la parola, nome, perché c'è scritto PC Scuola, invece, prego, non si sente forse le cuffie? Ok, non sentiamo. Buonasera, buonasera. Le cuffie? Aspetta. È andato a prendere le cuffie forse.
perché probabilmente, ok, abbiamo capito bene, è andata a prendere le cuffie. Ecco, scusate, io anticipo una cosa, alle 5 devo lasciarvi purtroppo perché è una conferenza via Skype per un ragazzino di VA, quindi chiedo scusa, ma poi abbandono la riunione. Spero di poterci rincontrare a breve. Grazie, grazie, grazie mille. A voi. Prego. Ancora no? No. Ecco, adesso sì, forse. Adesso mi sentite? Benissimo, no. Benissimo. Sì. Sì, sì, sentiamo, grazie, sentiamo. Adesso sì. Buonasera. Sì, buonasera. Grazie. Grazie per questo. Grazie. Buonasera. È la prima volta che ci incontriamo e io chiedo un aiuto, io chiedo le buone pratiche per gestire pochi ragazzi, ma davvero in difficoltà. I ragazzi in difficoltà e utilizzano soltanto uno smartphone per, se posso dire, impossibilitati con uno smartphone a consegnare i compiti. È davvero un problema grosso. Non sono tanti ragazzi, ma noi con alcuni abbiamo grossissime difficoltà e vengono da famiglie in difficoltà. Quindi collegandosi con loro, cercandoli al telefono. Cinese, un ragazzino cinese che segue nel pomeriggio ancora adesso in terza media la scuola cinese, quindi non parla e parla pochissimo italiano. Stiamo andando su una valutazione, all'inizio ovviamente no, è una valutazione mista, nel senso che noi diamo voto numerico e affianchiamo al voto numerico un giudizio, perché da quello che abbiamo visto si arriverà, come diceva la ministra, a dare tutti i voti possibili, anche le insufficienze, quindi dobbiamo però, io questo ragazzino, questi ragazzini, io non ho strumenti per valutare. E allora il contributo che chiedo è proprio quello di capire nelle vostre condizioni, nelle nostre condizioni, cosa fare e come fare. Grazie. Grazie, ecco, non so se qualcuno vuole rispondere. Ci diamo una mano ad individuare, tutti penso che abbiamo situazioni di questo genere, almeno io ne ho. Qualcuno vuole provare a tentare una risposta o la individuiamo insieme? Posso dire quello che abbiamo cercato di fare noi, se volete? Certo. Noi abbiamo cercato di raggiungere questi ragazzi con tutte le modalità possibili, lavorare con gli educatori che seguono questi ragazzi per cercare di trovare delle forme di didattica particolari, facendo degli interventi anche uno a uno. E le difficoltà che sono emerse sono diverse, soprattutto per i ragazzi che hanno appunto delle situazioni limite, cioè quelli che sono arrivati in Italia da poco tempo. Abbiamo una ragazza cinese anche noi che ha avuto delle grosse difficoltà, quindi abbiamo cercato un mediatore linguistico che potesse seguirla e potesse interfacciarsi tra docente e bambina, proprio per cercare di superare queste difficoltà, che avevamo appena avviato a scuola un recupero da questo punto di vista, ma poi si sono interrotte totalmente i contatti in presenza.
stiamo avendo anche delle difficoltà a livello comportamentale, ragazzini che hanno problemi e che stamattina sono stata tutta la mattina praticamente a risolvere questo problema, perché chiaramente ci sono, stanno soffrendo in maniera particolare questi ragazzi, e quindi stiamo mettendo in atto delle strategie, coinvolgendo anche delle figure specialistiche per cercare di dare delle risposte. Stiamo attuando anche delle forme di flessibilità oraria, nel senso che adattiamo l'intervento e anche l'orario dei docenti, che abbiamo rifatto totalmente, adattiamo l'intervento e l'orario a quelle che sono, a quelli che sono i bisogni dei bambini, per cui lavoriamo anche in rapporto uno a uno, magari usando con flessibilità il tempo. Questo è quello che stiamo cercando, abbiamo messo in campo noi. Grazie, grazie professoressa Tarantino, molto utile. Noi, io posso aggiungere solo questo, noi per le questioni organizzative, la mancanza ad esempio della strumentazione, però siamo stati appoggiati sia dall'ufficio scolastico ma anche dai servizi del comune, quindi è possibile ad esempio richiedere per situazioni in difficoltà, e ad esempio in alcune situazioni abbiamo noi fornito dei tablet, dei portatili che avevamo noi a disposizione per alcune situazioni proprio di difficoltà che riguarda l'organizzazione e la gestione della strumentazione. Però so che anche l'ufficio scolastico territoriale, i servizi del comune hanno messo a disposizione, devono però queste richieste almeno per noi passare tramite la scuola. E poi anche noi stiamo lavorando su alcune situazioni in difficoltà con le neuropsichiatrie, per cui sono ripresi tutti i contatti e siamo riusciti a mantenere il contatto degli educatori, degli assistenti a persona. Quindi questi intervengono con un orario specifico pomeridiano. Anche noi abbiamo, su alcuni casi, siamo dovuti ovviamente intervenire anche con lezioni individuali, accompagnamento individuale, a volte anche nel tardo pomeriggio o verso sera, insomma, cioè seguendo un pochino anche le loro disponibilità, e quindi cercare di organizzare in maniera flessibile il nostro intervento. Però abbiamo avuto la necessità anche di supporti esterni. Ad esempio la figura dell'assistente a persona so che può intervenire, che può collaborare. Questo sempre tramite ovviamente le neuropsichiatrie oppure i servizi sociali, perché in alcuni casi magari non c'è bisogno della neuropsichiatria, ma semplicemente di un supporto come il mediatore linguistico. Andrea, grazie, grazie Presidente. Andrea. C'era Piero prima, però, che forse... Andrea. No, io volevo rilanciare una questione che secondo me sembra importante. Raccolgo da un lato la provocazione di Suor Paola quando diceva che questa questione del coronavirus ci ha messo in mano uno strumento del quale però ci siamo appropriati con una forma di didattica forse a volte ancora un po' vecchia, quindi una forma di didattica frontale dall'altro lato. La richiesta è di approfondimento ancora sulla questione della valutazione, quindi anche un riferimento a quello che diceva Cristanini. Mi veniva in mente questa, una questione che secondo me a me sembra urgente, la questione dell'aiutare i docenti ad una realistica accertamento del raggiungimento degli obiettivi, soprattutto in funzione del passaggio di grado, cioè quando io dovrò dare in mano un foglio che attesta le competenze che sono state raggiunte alla fine della primaria, alla fine della secondaria di primo grado, avendo avuto questo tempo così particolare, dove anche le prove di verifica sono state anche prove particolari, credo che una verifica del lavoro del docente in funzione anche della valutazione stessa sia molto importante per preparare questo foglio accompagnatorio che dice sì, questo è in questa situazione, ma perché ci siamo trovati anche in questa situazione particolare. Non so se ho reso l'idea di quello che dicevo. Perfetto. Benissimo, grazie. Professor Cattaneo? Vengo stimolato dall'intervento di Don Andrea, nel senso che dobbiamo anche essere molto onesti nel dire che
tutto quello che avevamo previsto in una programmazione di inizio d'anno, probabilmente noi non riusciamo a realizzare questo. E mi pare che il tuo intervento sia proprio in questa direzione, Andrea. Per cui esattamente, esattamente. Che in sede di consultivo io farò mettere a verbale che cosa è stato fatto eventualmente ed è stato possibile fare nel primo quadrimestre e con la didattica a distanza, ma probabilmente c'è stata la necessità di fare delle selezioni e quindi già si parla di come utilizzare i primi mesi del prossimo anno scolastico, ad esempio, no? Allora, noi dovremmo essere molto onesti alla fine dell'anno di riuscire a dire che cosa siamo riusciti a fare, che cosa non siamo riusciti a fare, magari che cosa siamo riusciti a fare, altre cose non previste all'inizio dell'anno. Quando prima si diceva ci sono stati anche degli elementi molto positivi, abbiamo scoperto dei ragazzi completamente differenti, bene, valorizziamo questo, magari abbiamo meno, non so, conoscenze rispetto ad aspetti disciplinari, ma più competenze sul piano della persona. Quindi io direi questo, per venire incontro alla domanda di Don Andrea, direi lo consegnerei in un documento scritto da parte del consiglio di classe che fa un'analisi di quello che è stato fatto o meno, oppure a livello anche di dipartimento, dipende come la scuola è organizzata. Questa era la prima cosa. Volevo rispondere però anche al collega, adesso non ricordo dove c'è la sigla PC Scuola, il collega che diceva dava con i casi, diciamo così, sì, non ricordo il suo nome, quindi le chiedo scusa. Da noi, ad esempio, a Torino, le associazioni che avevano in carico alcuni ragazzi con BES piuttosto che con altri tipi di problematiche, hanno dato la disponibilità anche di affrontare e dare il loro aiuto anche per ragazzi che non necessariamente erano BES dichiarati, chiamiamoli così, no? Piuttosto che documentati. E allora c'è stato un supporto notevole da parte della ADI, piuttosto che a Torino c'è anche, non so, il Forno delle Idee, ci sono anche altre associazioni che hanno dato questo tipo di apporto. Una terza proposta che è nata all'interno della scuola da parte di un professore che ha capito che in alcuni casi i ragazzi hanno bisogno di avere degli strumenti, altrimenti non riescono a seguire. Allora è scattata una solidarietà molto forte tra i ragazzi. Quando io ho incontrato i ragazzi, ho fatto presente il problema, presenti anche alcuni professori. Alcuni ragazzi che avevano delle dotazioni tecnologiche in più in casa le hanno cedute ai loro compagni. E questo per permettere di avere i collegamenti, eccetera. Un altro caso è stato quello del professore che ha registrato dei video in maniera molto, come si può dire, graduale, e quindi con dei tempi, diciamo così, più lunghi rispetto a quello che viene fatto normalmente in classe. Anche questi video sono stati un modo perché il ragazzo, diciamo così, che ha più competenze si è messo a disposizione con questi video con ragazzi che avevano più difficoltà. Quindi io devo dire che una solidarietà di questo genere tra ragazzi e anche tra professori per me è stato un elemento nuovo. Ecco, quindi mi sento di dire questo al collega perché questo ha aiutato. Quindi non ho usufruito di servizi del comune o di altri enti, ma da parte dei ragazzi stessi o da parte dei genitori o dei professori. Bene, grazie per tutte queste osservazioni così importanti. Ecco, io non so se cogliendo la questione che poneva Don Andrea prima, vogliamo farne un oggetto anche di approfondimento. Intanto ricordo che dopodomani ci saranno i docenti su questo tavolo e discuteranno un po', ecco, le questioni che noi ci siamo appena posti, quindi quali nuclei salvare, quali obiettivi osservare, le classi di passaggio terminali, insomma saranno un po' questioni importanti che però potremo anche invece rilanciare con un webinar o un approfondimento, vediamo poi in Consiglio Nazionale
come possa essere svolto il tutto. Per quanto riguarda invece la mia brevissima esperienza per questi ragazzi, che non sempre tutti sono seguiti, cioè a volte ci sono delle situazioni che nascono così, perché magari, ecco, io mi vengono in mente, ho dei ragazzi che hanno i papà agli arresti domiciliari, sono dei ragazzi che magari sono BES ma non hanno un supporto vero e proprio esterno, e in quel caso da noi la figura del coordinatore sta facendo un affiancamento molto forte. Ecco, il prendersi cura di Don Milani in questo caso funziona davvero, almeno stiamo cercando di metterlo in atto con un colloquio frequente con la famiglia o lì dove la famiglia a volte scompare. La nostra scuola è situata in un quartiere borghese abbastanza benestante, però in questo momento tutto quello che è questa realtà paradossalmente viene ancora più nascosto, no? E quindi, ecco, non sempre la realtà ti interfacci con una realtà così chiara e trasparente. Per cui credo che ancora una volta, ecco, quello che si diceva adesso, nasce la solidarietà, il volontariato in maniera, viene ancora incentivato da queste situazioni. Ci sono altre questioni di cui vogliamo parlare o pensiamo che per oggi possiamo anche salutarci? Non so, ditemi voi se riteniamo. Prego. Una domanda poco didattica e più organizzativa, però tutte le varie attività previste per l'estate o per giugno si possono in qualche maniera, ecco, ricondurre a una speranza o è meglio annullare già tutto? Penso settimane formative, e piccoli pellegrinaggi o altre cose che però portano l'egida della scuola. Per quanto mi riguarda, come esperienza, noi avevamo diversi viaggi all'estero, vacanze studio o campi estivi, abbiamo annullato assolutamente tutto, anche perché... L'estero per forza, credo... ma penso campi estivi, 3 giorni ad Assisi o robe del genere, insomma. Io temo, non sono Conte, ma temo che... Se non ci faranno tornare in presenza a settembre, a maggior ragione giugno e luglio, ci daranno indicazioni, ma credo che noi dovremo proprio purtroppo scordarci di tutto quello che abbiamo programmato con grande precisione e cura. Personalmente credo che sia anche prudenziale in funzione anche della questione dei vaccini e quant'altro. Cioè, se si dice che il timore è che questa roba si protragga soprattutto con una seconda ondata in autunno, credo che sia proprio prudenziale la questione di prudenza. No. I vaccini, beh, credo per qualche mese o forse un anno non arriveranno. Un anno, appunto perché si arriverà all'anno, è per quello. Non prima di dicembre, dicono. Certo. No, volevo dire al riguardo, non ho naturalmente risposte, ho delle domande che mi pongo però. Vedo che in altri paesi, non in Italia, c'è molta più attenzione a far ripartire la scuola. Non so se venga fatto con imprudenza o con saggezza, non lo so. Io mi sto domandando se eventualmente qualcosa si possa far ripartire, ma non saprei come. Io penso, Don Cesare, che dobbiamo intanto aspettare che cosa ci dirà il governo su questa benedetta fase 2 e eventualmente vedere quali protocolli possono essere messi in atto coerentemente con la fase 2, ma dobbiamo aspettare necessariamente. Sono d'accordo anch'io su questo, però... Per esempio, se ne parlava in staff di presidenza nei giorni scorsi, no? Sarebbe una cosa assurda portare a scuola soltanto le quinte dal 18 di maggio in poi? Chiaramente soltanto le quinte, quindi si possono spartire in più classi, avendo più insegnanti disponibili, e cominciare a fare le prove se in settembre sarà obbligatorio far così.
Cioè, non so se sia una cosa da portare avanti come proposta, se è una pazzia, se è un colpo di sole, ma no, oggi c'è brutto tempo. Non so, sono idee così che passano, insomma, però qualcosa forse bisogna tentare anche. Sì, Don Cesare, penso che dobbiamo tenerci le idee. Il problema è che io penso che il settore scuola sarà l'ultimo ad essere avviato, o tra gli ultimi ad essere avviato, per cui la vedo molto difficile, anche se è solo per piccoli gruppi, anche se io la vedo così, cioè, però dobbiamo solo aspettare. Eventualmente Padova è nel Veneto, io so che il governatore del Veneto sta spingendo per mettere in moto tutta la macchina. Non so se tu hai dei canali privilegiati per poter dialogare con il governatore del Veneto per fare una sperimentazione. Tu, potrebbe essere. Tu perché è un trevigiano come te? Io non ho un ottimo rapporto col nostro governatore, per cui mi chiamo fuori. Va bene, grazie. La professoressa forse Tarantino voleva dire qualcosa? Io volevo confrontarmi con i colleghi proprio sull'esame di Stato, su che cosa stanno facendo per la scuola media, come stanno affrontando, perché noi abbiamo avviato questa procedura che probabilmente può essere valida sia per quanto riguarda la ripresa delle attività e quindi un esame di Stato fatto a scuola, sia per un esame di Stato fatto a distanza. Mi piacerebbe sapere cosa stanno facendo altri, cioè ci sono altre esperienze e cosa hanno pensato di fare. È probabile che non ci sia proprio un esame in terza media. Sì. E quindi ci andiamo a preparare adesso? Per cui mi sembra di capire, non so, c'è qualcun altro della scuola secondaria di primo grado che vuole parlare? Prego. Noi stiamo solo facendo questa riflessione, abbiamo lasciato i ragazzi e già si stava ragionando un po', non tanto in vista della realizzazione di una tesina, ma di come concludere questo percorso attraverso la realizzazione di un progetto, di un artefatto che doveva mettere a punto anche simile, insomma, l'impostazione di un compito autentico, maggiormente strutturato, che doveva mettere un pochino in campo l'esito delle loro competenze. Ascoltando i genitori e i ragazzi, loro ci hanno chiesto questo, i genitori e i ragazzi delle nostre due terze medie. Ci hanno chiesto comunque di avere un momento conclusivo che consenta ai ragazzi di restituire parte del loro lavoro. Quindi, ancora tempo fa, quando si pensava esame sì, esame no, si ritorna, non si ritorna, loro hanno detto: ma noi, anche se non torniamo, possiamo realizzare il nostro progetto, concludere il nostro percorso così come avevamo iniziato a ragionarlo. Per cui gli insegnanti, svolgendo le attività che già avevano in programma di svolgere e seguendoli anche relativamente alle singole discipline, stanno portando comunque a termine questo percorso. Io ritengo che sia una buona sollecitazione. Perché sia perché nasce da loro e perché, al di là del fatto che l'esame ci sia o non ci sia, credo che un rito che consenta a loro di consegnare l'esito del loro percorso a noi, ancora una volta, di riconoscerglielo e di restituire una nostra valutazione, un nostro parere su tutto il percorso, ma anche su questo momento, credo che sia un'attenzione formativa importante. Per cui, indipendentemente da quanto ci verrà chiesto e detto di fare, noi ci stiamo orientando in questo modo. E forse ne stiamo ragionando con ancora maggior libertà, da un certo punto di vista, cioè cercando di fare in modo che sia davvero questo momento formativo. Questo è un po' dove siamo arrivati noi nella riflessione. A voi. Suor Paola, scusami. Prego. Posso... Ci mancherebbe, ben volentieri. Anche noi siamo orientati verso questa stessa direzione, stiamo accompagnando i ragazzi a fare un approfondimento che poi vedremo se sarà appunto questo elaborato finale, perché aspettiamo indicazioni, però anche da noi è stata fatta questa richiesta di un momento conclusivo in cui i ragazzi potessero in qualche modo presentare il loro lavoro, ma più come conclusione di un percorso. Quindi anche noi qui a Palermo stiamo facendo in questo modo.
Grazie. Grazie. Se posso intervenire non sulla terza media, ma sulla maturità, vorrei dire questo. Noi stiamo sognando, uso questo termine, sognando, di fare l'esame anche scritto, oltre che orale, ma non lo vorremmo fare in collegamento, perché anche sul distanziamento, chiamiamolo così, sociale, che secondo me è un po' un controsenso parlare di distanziamento sociale, perché più che un distanziamento fisico, poi dopo si vedrà che cosa sta causando sul piano sociale. Però sarebbe bello che i ragazzi di quinta liceo potessero eventualmente avere questo momento, fosse anche il solo orale. Ritornerei sulla domanda di Don Cesare, se ho capito bene prima, e cioè un segnale molto importante è quello di permettere ai ragazzi di concludere, magari a piccoli gruppi, con la distanza sociale richiesta, però sia lo scritto che l'orale, perché guardando, diciamo così, quello che avveniva anche gli altri anni, ma già la distanza c'era perché nelle commissioni si era attenti a non far copiare, si diceva, i ragazzi gli uni agli altri, quindi il distanziamento sociale c'era. Questo sarebbe bello. Non so se avete letto l'articolo di Paolo Giordano sul Corriere della Sera di domenica, proprio su questo aspetto, che è un modo per concludere un percorso importante, perché lascerebbe un po' un amaro in bocca ai ragazzi il non vivere questo tipo di esperienza. Quindi io spero che andando in là, guardando i tempi, tutto sommato l'orale potrebbe cominciare il 1° di luglio. E da qui al 1° di luglio, ad esempio, ci sono tutti i tempi tecnici per poter eventualmente anche creare le condizioni per, se non vogliamo fare lo scritto, ad esempio. Tanto quest'estate non abbiamo nient'altro da fare, quindi possiamo prestare a lungo. Mi viene un po' da sorridere, però, mamma mia. Va bene. Non so se ci sono altre considerazioni e osservazioni. Intanto mi permetto di chiedere, avete trovato utile questo confronto? Pensate che possa essere utile ripetere, magari, non so, ci diamo una decina di giorni, in modo tale che si chiarisca anche un po' il quadro normativo e poi ci si rivede e nel frattempo magari proporre un webinar sui temi che abbiamo individuato? Che dite? Facciamo per alzata di mano? Tutti Sì. Io sì? Perfetto, ok. non Bene. ho il video, però dico volentieri. Bene, chi è che sta Sì, parlando? sì, anch'io dico ok, benissimo. Ok, perfetto. Va bene, allora vi ringraziamo, vi salutiamo ancora in nome della Presidente che Paola? era molto... Prego, prego. Andrea, Anna? Sì. chi è che sta parlando? Non mi divido la voce. Prego. Sì, prego, non mi ricordo Sì, il sì. nome. Lorenzo, no, non mi ricordo il nome. Lorenzo. Lorenzo, sì. Lorenzo Mussi, sulle mantellate. Noi, velocemente, per quanto riguarda l'esame, stiamo lavorando con i ragazzi per la produzione di un elaborato. Si sente malissimo, Lorenzo. Ok. Anche noi, come Don Cesare, anche noi abbiamo l'idea di farla rientrare soltanto le classi terze adesso. Non sentiamo. A metà maggio per affrontare la fine dell'anno dopo. Ah, mi dispiace. No, ma penso che sia una questione. No, mi sentite male? Sì, ad Le scrivo, intervalli. Suor Paola. Perfetto, Le sì. scriverò Noi un'email. abbiamo solo capito che voi avete intenzione di far rientrare i ragazzi di terza media a maggio, abbiamo capito bene? Sì. Scusa, Suor Paola, intervengo al Va riguardo. bene, prego, Prima Franco. ho un po' scherzato, ma allora io capisco, c'è una grandissima esigenza di tipo educativo che è quella, al di là dell'esame sì o esame no, ma di far concludere un percorso, per cui ci stanno a cuore in particolare le classi terminali.
È verissimo. Però non possiamo unilateralmente prendere delle iniziative, dobbiamo veramente stare a quello che ci verrà detto. Allora, se la fase 2 o la fase 3, quando partirà, sarà entro la fine dell'anno scolastico, quello che sarà, eccetera, permetterà in qualche modo, stilando dei protocolli rigorosi, eccetera, permetterà di fare una qualche operazione di classe intanto cominciamo a pensarci, ma prima di dire facciamo o non facciamo, dobbiamo necessariamente aspettare i vari decreti che verranno. Perché c'è un interesse primario che è quello della salute, ma guardate, non solo la salute dei ragazzi, perché per esempio è provato che più giovani si è, meno si è esposti al coronavirus, certo. Probabilmente perché ci sono delle reazioni, ci sono degli anticorpi, eccetera, eccetera. Ma teniamo presente che questi ragazzi dopo vanno a casa, per cui possono essere asintomatici, ma magari portare la malattia. È tutto un meccanismo di collegamenti vari che dobbiamo, per cui dobbiamo agire con estrema prudenza. Ecco, per cui io dico, stiamo pronti, sogniamo pure, perché è un bel sogno questo, dal punto di vista educativo è estremamente importante. Dobbiamo stare attenti passo passo a quello che i vari decreti ci diranno per vedere se c'è lo spazio per fare qualcosina. Ecco questo. Grazie, arrivederci, io devo andare. Grazie Francis per questa conclusione, ci ringraziamo tutti. Certo, se vi fa piacere, vi facciamo avere la registrazione dell'incontro, vi può essere utile? Può essere utile la registrazione dell'incontro di oggi? Benissimo. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao a grazie. Tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Non so se si ferma un attimo il Consiglio nazionale. Francis, Andrea e Piero, ci fermiamo un attimo? Tanto salutiamo gli altri. Grazie. Don Mario, ciao. Devi aspettare. Va bene. È andata via sul Bruna, sì, ci ha lasciato pure lei. Sì. Ok. Che dite, possiamo essere soddisfatti? Mi sembra sia andato. Stai ancora registrando. Ops.